settimana. Da cosa iniziamo, Gianluigi? Ma Maria, da cosa iniziamo? IBS oggi, ne abbiamo già parlato. Questa è una notizia. Questa è una notizia rilevante. Molto, molto interessante, perché abbiamo già parlato di IBS, abbiamo descritto le loro attività, la vendita online di libri, di carte digitali. E oggi abbiamo questa notizia particolare, ossia IBS, le librerie IBS dall'online si trasferiscono nel mondo reale. Ossia, una serie di librerie che sono già nel gruppo appunto di IBS, Mel Bookstore, verranno, come si dice in gergo, ribrandizzate, o comunque troverete appunto IBS.it nelle vostre città. Ci sono già ben nove punti di vendita nelle maggiori città. Una curiosità, non c'è ancora Milano, però. Sta aprendo quella di Lecco, ma Milano non è ancora arrivata. C'è Bergamo. No, glielo chiederemo. E chiediamo in diretta, come mai? Come facciamo? Dobbiamo andare fino a Bergamo. Funziona così, nel senso, come dicevo, Mel Bookstore faceva già parte del gruppo IBS. Adesso c'è stata questa fusione, quindi il brand lo troverete appunto nelle vostre città. La vendita è, come sempre, sia di libri ma neanche di altro, per esempio il materiale un video piuttosto che di musica. E ricordiamo che nel gruppo comunque è forte la presenza dell'online, perché c'è... Io so che sono venuti gli amici di My Movies qui, mymovies.it. Abbiamo sì anche spesso parlato, certo, con loro in collegamento telefonico. Certo, sì. E fanno parte del gruppo IBS. Come dicevamo, la cosa interessante, perché già qualche tempo fa si era diffusa la voce che sarebbe successo anche per Amazon. È un trend molto strano. Infatti. Cioè, voglio dire, tutti parlano della scomparsa delle librerie, del fatto che ormai tutto il commercio andrà online, e come mai sta succedendo il contrario? Io direi, forse non se lo aspettano, ma noi coinvolgiamo i nostri ospiti. Ma in realtà gliel'ho fatto capire che loro sono stati avvisati. Sono stati avvisati, no, più che altro perché loro sono comunque parte di una delle più grandi case editrici italiane. Come vedete questo trend che è assolutamente strano? Cioè, di fatto conferma che l'importante è il contenuto, no? Quindi sempre di più è il libro, nel senso di racconto, di saggio, insomma, del suo contenuto che sta al centro. Dopodiché il fatto che sia venduto in versione cartacea, in versione digitale, è solo il mezzo con cui poi questo viene fruito. E questa è proprio la dimostrazione, no? Quindi IBS, che nasce per essere un negozio online, trasferisce il suo know-how e il suo nome in un mondo che invece è tutt'altro che digitale, perché è assolutamente, assolutamente fisico. Certo. E una opinione da Emanuele? Ma io stavo pensando più ad Amazon, non lo so, mi suona strano che un colosso come Amazon si metta a creare dei negozi, per il semplice motivo che credo Amazon gestisca tutto come se fosse un magazzino virtuale. Io faccio l'ordine tramite il mio tablet oppure tramite il mio PC, loro me lo mandano, sono bravissimi, sono capacissimi di gestire questa cosa. Ho dei dubbi nella gestione del day by day in una libreria. Sì, diciamo che forse era solo un rumor, o forse era soltanto, o forse è un vero progetto per andare comunque a rompere le uova nel paniere però di Barnes & Noble delle altre grandi catene. Sì, assolutamente sì. Vedremo. È vero che Amazon di fatto ha già dimostrato che ha curiosità a inventarsi nuovi lavori, nuovi, no? Business, e quindi a fare, certo, business, che dove era partito come un negozio online di libri, poi è diventato un negozio online di tutto, elettronica e altre cose, elettrodomestici. Per cui non mi meraviglierebbe se pensasse uno sbargo anche sugli store fisici. Va bene, grazie. Tanto, tra l'altro, ritornando ai IBS, tu hai detto i negozi già esistenti. Il 17 maggio quindi aprirà il punto vendita, come hai detto tu, a Lecco. Insomma, e stavo guardando appunto quando è nata l'attività di IBS, per ricordarlo, noi l'avevamo già ricordato nel 1998, con 1,7 milioni di clienti, ed è visitato da 2,7 milioni di utenti unici ogni mese. Diciamo che è il maggiore store italiano. Sì.